Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam. Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video, io sono Re Klaus e oggi siamo qui finalmente, oserei dire, con la season 8. Sì raga, finalmente quel momento è arrivato, abbiamo aspettato tantissimo e adesso ce l'abbiamo qui davanti, aggiornamento fatto, abbiamo subito preso la scatola regalo, come tutti sanno, magari non lo sapete raga, ogni volta che ci sta una nuova season non si sa perché, la Epic diventa buona, ci dà un bel regalo, l'avete visto tutti quanti, mi hanno riempito di roba, di sicuro non vi avranno dato le stesse cose a voi perché probabilmente dipende dal rango eccetera, però ci hanno davvero riempito di risorse, di pura gocce eccetera eccetera, Pieroi, l'avete visto voi stessi dal regalo. E cosa andremo a fare oggi? Raga, come sempre non può mancare il nostro appuntamento dove andiamo a vedere insieme tutte, ma tutte le novità, tutte le cose che sono cambiate, tutte le cose che cambieranno e tutte eccetera eccetera, raga. Quindi nulla, io direi senza perderci in troppe chiacchiere, andiamo subito. Tutti quanti sanno che hanno messo questo nuovo sistema di eroi, l'avevamo già annunciato tempo fa, hanno pure rinviato parecchie volte, alla fine eccolo qui, ve l'avevo già detto da tempo, visto che molti dicevano, ma quando uscirà, io già da tempo vi avevo detto, regà, secondo me nella nuova season, pam, ce l'avremo davanti, ed eccolo qui, però prima di mostrarvelo voglio un attimo vedere un paio di robe, tempesta d'amore, regà, preparati per una battaglia romantica contro la misteriosa tempesta d'amore che ha invaso la casa base, ok, non so cosa sia, ma da quanto ho capito è un nuovo evento, hanno aggiunto parecchi eroi. Vi faccio vedere una cosa proprio che vi va subito all'occhio, ok, a parte 35.000 di oro che ce l'hanno regalato tutto quanto, hanno aggiornato gli oggetti evento, eccetera, non so perché hanno rimesso tutti gli eroi, questi qui li avevamo già comprati prima, hanno fatto tornare Sara, specialista delle coccole, e Rubacuori, molto molto richiesto, anche se non mi fa impazzire come arma, però visto che molti di voi la chiedevano, continuano a chiedere quando torna, eccola qui, regà, divertitevi, compratela, ma guardate qui. Hanno aggiunto tante, tante, ma tante risorse. Guardate qui il flusso leggendario. Possiamo addirittura prendere 300 di flusso leggendario. I manuali d'addestramento, raga, possiamo prendere 900 manuali d'addestramento. Un qualcosa di assurdo. Un qualcosa di davvero assurdo. E nulla, ci può stare, ci può stare. Anche perché ci hanno regalato tantissimo oro. Probabilmente mi andrò a comprare tutto, però non adesso. Un'altra cosa che è cambiata. Anzi, un'altra cosa che hanno aggiunto, raga. Lama dei troll leggendari, tutti sanno che sono dei lama parecchio consistenti, regà, belli corposi, costano in teoria 500 V-Buck, ora li potremo avere sinceramente, anzi semplicemente, con dei biglietti, biglietti di che cosa? Di questo nuovo evento, Tempesta d'Amore, così penso si chiami, sì, Tempesta d'Amore si chiama questo nuovo evento, vediamo se sono cambiati gli incarichi e poi ci dedichiamo interamente al nuovo sistema degli eroi. Allora, andiamo in su incarichi, registra incarichi. Ok, questo no. Evento Tempesta d'Amore. Schiere telescopio. Ok, raga, quindi ci saranno parecchie missioni come sempre, con una piccola storia, eccetera, dove dovremmo trovare più punti esclamativi, eccetera. E quello me lo farò io per conto mio, magari lo faremo in live, non sono qui. Per andarla a vedere, vediamo se ci sono qualche evento primaverile, ok? Evento primaverile, però non ci sta nulla. Strano, evento primaverile, però non ci sta nulla. Ok, magari si deve ancora caricare bene. Guardate qui, raga, Lungolago. Questa è un'altra delle novità davvero molto molto belle. Praticamente un pezzo di mappa che è cambiato, quindi ci può stare. Non abbiamo più soltanto il deserto, ma abbiamo pure questo pezzo che si chiama Lungolago, periferia autunnale. Sì, tutta una zona un po' primaverile, raga. Una zona primaverile, anche perché i biglietti pure sono primaverili. E nulla, non so perché qua segna ancora biglietti fiocco di neve. Mi sa che un po' un qualcosina devono ancora sistemarla. Devono ancora sistemarla, però adesso basta. Abbiamo parlato troppo, abbiamo guardato un po' tutto. Abbiamo visto che sì, sono cambiate un paio di cose, ma vediamo la cosa più importante. La cosa per cui, sinceramente, mi sono svegliato presto stamattina. Perché sì, raga, mi sono svegliato presto. Andiamo a vedere. Ecco qui, benvenuto nel tuo equipaggiamento eroe. Qui potrai selezionare il tuo comandante. Ok, interessante. Interessante, il comandante è l'eroe con cui giocherai nel corso della missione. Ok, mi sembra giusto. Ok, può bastare così. Aggiungi membro supporto. Ok, raga, qui abbiamo praticamente 5 supporti.
Hai ampliato la tua squadra di supporto, assegna uno slot a un eroe per dare al comandante un altro vantaggio e statistiche migliori. Ok, mi sembra giusto. Va bene, abbiamo sbloccati tanti, ora ce lo dirà, tipo, ora puoi salvare più equipaggiamenti diversi, ok. Ci devi dire qualcos'altro, la sezione di gadget è ora disponibile, va bene, grazie. Ok, ho ampliato, ampliato. Posto così? No, non ancora. Ora hai accesso ai vantaggi squadra. Te ne ho dati alcuni per farti provare. Ok, grazie mille. Danno bonus speciali ma hanno requisiti specifici. Ok, per esempio il lungo braccio della legge richiede due stranieri nella tua squadra di supporto. Ok. Possiamo partire? Ok, sì, possiamo partire. Controlliamo subito. Allora, cosa succede? Ah, ci stanno addirittura dei bonus che possiamo sceglierci noi. Vacci piano. Ok, questi toccherebbe leggerli un attimo tutti, eh. Questi qui sinceramente aumenta la gittata di carica antimateria, non è niente male. Istinto del cacciatore, ok, ovviamente raga, i bonus dipenderanno riciclo, la base, ok, questa qua giustamente è per i costruttori, eccetera. Granata franatanciana che infligge 12. Questa invece è per i soldati invece. Mantide volante, ok, richiede 3 ninja, permette due salti aggiuntivi. Ok, questo qui raga, non so se avete visto un attimo le patch note, eccetera. Adesso il ninja, mediante questi supporti, eccetera, può addirittura fare tre salti. Il primo più altri due aggiuntivi. Io direi la cosa migliore per provare al massimo queste cose sarebbe o mettere un costruttore o un ninja. Lo straniero alla fine sì, ha parecchie cose, però nulla di davvero molto interessante. Quindi, investire, può riportare. Ok. Però non voglio ripristinare questo, voglio semplicemente cambiare eroe. Ok, volevo cambiare eroe, adesso praticamente la schermata è così. Beh, non è che mi fa impazzire come schermata questa qui. Vediamo, vediamo, raga. Volevo mettermi un ninja, io quasi quasi metterei pure questa Cassandra, tanto per che ci può pure stare. Aggiungi vantaggio, ok. Vacci piano. Raga, facciamo così. Io me li leggo al volo e vi aggiorno direttamente quando li ho inseriti tutti quanti, perché sennò diventa un video troppo lungo. Magari farò un video in sé dove vi spiego al volo quali sono i supporti migliori da mettere, eccetera. Però dai, facciamo un piccolo taglio che è meglio. Ok, raga, ecco fatto. Guardate che figata la schermata dietro l'eroe che stiamo usando come comandante. Ci stanno tutti gli eroi che abbiamo messo come supporto. Davvero molto molto interessante come cosa, divertente. Ho messo praticamente tutti gli altri ninja che avevo, perché alla fine sì, mi aumentavano tutte le cose utili per il ninja, quindi i danni della spada, la tecnica ombra, una perk sulla tempesta di Kunai, che è l'abilità che ha questo eroe, eccetera, eccetera. Nulla di troppo elaborato. Raga, mi raccomando, vi consiglio di controllare bene tutti quanti i bonus perché parecchi sono cambiati. E nulla, come gadget mi sono messo over torretta statica, che l'hanno depotenziata, raga, di pochino, di un poco l'hanno depotenziata, non so il perché. Diciamo che inizialmente era OP, poi è stata già un attimo depotenziata, quindi secondo me era già giusta prima, però a quanto pare l'hanno voluta depotenziare ancora. Penso il range, non mi ricordo bene, però ho letto un po' le patch note. E in più hanno potenziato la mina di prossimità da 2, adesso ce n'hai 4 e si rigenera molto più velocemente. Quindi che dire, dai, quasi quasi possiamo pure provarla, visto che l'ho sempre snobbata, ho sempre fatto cagare sinceramente. Però se mi dite che l'hanno potenziata, perché no? Dai, possiamo provarci, raga, possiamo provarci. E quindi dai, dai, possiamo provarlo, io direi direttamente in partita, nella nuova mappa, lanciamoci. Ok, come missione scegliamo questa, raga, l'ho appena vista, quindi un'altra novità, Tempesta Beta, elimina e raccoglie, un qualcosa in via sperimentale, appunto c'è scritto Beta, e nulla, nulla, perché no, dai, proviamola, anche perché siamo stati fortunati, ce l'abbiamo direttamente nella mappa che a me interessa, Lungo Lago, che è praticamente la nuova mappa che hanno messo, la nuova zona un attimo che hanno messo, andiamo subito a vederla, dai. Qui l'abbiamo startata in pubblica perché sinceramente non sapevo di preciso cos'era. Mi toccherà mutare un po' tutti, non si sa mai, magari gli prende il matto, cominciano a gridare, eccetera. Quindi nel dubbio noi mutiamo. Intanto, regà, la zona si presenta così, davvero molto molto bella. Davvero bella, bella. Sempre bello vedere qualcosa di nuovo, regà, anche perché salva il mondo, vi giuro.
Almeno ultimamente mi stava diventando troppo troppo monotono, tutto troppo identico. E vedere ogni tanto questi cambiamenti, pure se piccoli, alla fine se vedete, vabbè, diciamo non è proprio piccolo come cambiamento, però ci può stare. Sta entrando il quarto. Ok, già ci sta praticamente la prima missione di questo evento che è di esaminare i telescopi, se non mi sbaglio, sì, schiera il telescopio, vabbè dai, me li farò per conto mio dopo. Intanto, regà, guardate qui, vi faccio già vedere praticamente l'abilità speciale di cui stavamo parlando prima, il triplo salto, 1, 2 e 3. Diciamo che il terzo è un po'... cioè non lo controlli del terzo salto. Il secondo sì, il terzo te lo fa direttamente lui dalla parte opposta, quindi è solo per prendere altezza, il terzo... acquistare altro tempo. Regà, mine di prossimità c'era scritto 4, però io ne vedo 10, non so voi, ma io ne vedo 10. Guardate qua, una esplosa e ha ucciso tutti. Perfetto, 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 regà, proprio tanta roba sta mina. Mi sa proprio che adesso me ne andrò in giro con queste mine, probabilmente girerò parecchio con le mine. Ok, l'unico che non ho mutato ora, attivato il coso, quindi mutiamo anche lui, mi dispiace. Ok, esplosa pure questa mina. Vai. Poi da quanto ho capito pure un po' le abilità, raga, sono cambiate. Guardate la tempesta di Kunai. Adesso ci permette di fluttuare 4 secondi. Non so il perché, però mi sento troppo tipo un sensei. Abbastanza figo. Ci può stare. E così, raga, ci sono tante, ma tante novità. Cioè, tante, tante cose da provare. Soprattutto su altri eroi, che ne so. Base pesante, eccetera. Cioè, proprio i costruttori. Ho visto che pure per i costruttori è cambiata tanta roba, ma non solo, pure per i stranieri. Adesso ci sta praticamente un bonus che permette di avere la vista oculata a tutti quanti gli stranieri. Cos'è la vista oculata? Quella che vi permette, anzi, la super vista, quella che vi permette di guardare dove sono le casse, eccetera, già attraverso i muri, eccetera, a distanza. Ed è interessante. Comunque sta missione mi piace, raga. Ho letto la descrizione, è davvero molto molto bella. Dobbiamo semplicemente ammazzare gli abbietti. Quindi vedete tipo abbietti in giro. Ah, non c'ho proprio armi, non c'ho nulla, raga. Proprio così, vabbè. Allora, aspettate che mi faccio un po' di... buttiamo la malachite, che non c'ho spazio. Mi crafto un'arma al volo che posso farmi. Dai, giusto perché non la uso mai. Vai, vediamo un attimo cosa è cambiato dell'overtorretta, raga. Manco troppo, cioè non la noto tutta sta differenza io. Cioè non la noto tutta sta differenza, sinceramente. L'ho detto era minima, però. Ok, abbiamo la spada in mano. E sì, ci basta eliminare gli abbietti, raga. Non so, guardiamo qua. Ammazziamo, sì, aumentano giustamente. Ci droppano pure dei dati qua. Dati campione nemici, quindi prendiamoli. Ne dobbiamo prendere 15 e siamo a 7. Beh, davvero interessante come missione perché, raga, sinceramente a me queste missioni così, dove non dovete fare nulla di troppo complicato, mi piacciono un botto. Tipo, recupera dati, che dovete fare? Dovete semplicemente entrare. Oh, ce ne stanno un botto di... Ok. Dovete semplicemente entrare ed aspettare, raga. Entrare, aspettare e poi combattere. Invece qua entrate, combattete qua e là e avete fatto. Interessante, molto molto interessante. Penso che sia un po' tutto. Cioè, qui posso buttare un bel po' di mine, raga. In 25 secondi si ricaricano. Sì, 25 secondi e si ricaricano e sono 10. Mi sa che la mina, regà, vi consiglio proprio di utilizzarla. Proviamo un attimo. No, l'abilità speciale no. Ok, gli shuriken interessanti. Siamo ancora alla tempesta di Kunai, che è davvero molto molto interessante. Guardate qui. E nulla, fatemi sapere voi se avete già provato qualche altro eroe, qualche altro bonus, eccetera, che hanno messo per questi eroi. Fatemi sapere la cosa che vi è piaciuta di più di questo aggiornamento, raga, direttamente nei commenti, mi raccomando. E nulla, io direi che può finire qui il video. Se non mi sbaglio, vi ho mostrato tutto. Queste sono le cose principali. Giustamente mi sarò dimenticato qualche piccolo dettaglio, però. Pazienza, raga, pazienza. Alla prossima, bella a tutti. Regà, unica cosa prima di lasciarvi, definitivamente, anche se in realtà avevo già fatto il saluto finale, mi sono appena accorto che i salti non sono 3 ma sono 4, quindi 1, 2, 3 e 4 addirittura, quindi nulla, raga. Ci tenevo a precisarlo, non si sa mai, poi arriva il commentino, eccetera, l'ho vista adesso. E nulla, a posto così, raga, bella.